Amiche e amici all'ascolto di stapradio.it, la più cordiale buona serata da Roberto De Angelis, ben interconnessi e ben ritrovati con l'appuntamento delle stelle. Previsioni per la prossima settimana fino a venerdì 18 ottobre dell'anno di Grazia 2013, cominciando dalla costellazione dell'Ariete a quella del Sagittario. Vi ricordo che questo appuntamento è offerto da Valcor, calzature, borsa, abbigliamento e accessori in via di Tor Sapienza 35 ABC. Il telefono è lo 06 22 84 544. Dal 1948 Valcor, calzature, borsa, abbigliamento, accessori e Classic Store in via di Tor Sapienza 64 BC e Fashion Store in via di Tor Sapienza 35 ABC ed Outlet Store in via di Tor Sapienza 60. Andando a nome di Stapp Radio, piacevoli sorprese dopo sconti già eccezionali. Cominciamo con la costellazione dell'Ariete. Amici e amiche dell'Ariete, per i prossimi 7 giorni tanti progetti in cantiere che vorranno dire successo, tante azioni in cantiere che vorranno dire successo, ma metaforicamente, simbolicamente parlando, siete seduti solo sulla poltrona di un aereo che deve ancora decollare. Questo per dirvi che non dovrete sognare a occhi aperti, le situazioni vanno studiate minuziosamente e millimetricamente. L'aereo è in fase di decollo, non è ancora decollato, ma il successo è dietro l'angolo della strada. Tirata di orecchie, metaforica, ma servirebbe quella reale perché trascurate troppo il vostro partner, la vostra lei o il vostro lui, cercate di coltivare più l'amore. Costellazione del Toro, impazienti, impulsivi. Rischierete di rovinare tutto quello che di buono le stelle stanno preparando per voi, amiche e amici del Toro, per quest'autunno verso l'inverno, perché ci sono buone prospettive. Allora, se saprete ragionare, calmi e tranquilli. In amore invece sarete divertenti e fantastici. I gemelli, in primo piano i rapporti coniugali, i rapporti genitori-figli, non sono tutte rose e fiori, ci sono anche le spine da dover affrontare. Allora ci si siede a tavolino. Si affrontano i problemi, si cercano di risolverli, perché l'intesa di coppia è anche questa: donne dei gemelli, uomini dei gemelli. Mi avete capito? In amore è così. Per quanto riguarda il settore della professione, invece, dopo diverse situazioni, c'è un'occasione all'orizzonte ancora fumosa, ancora non chiara, che però sarà positiva. Sarà positiva, non è positiva. Quindi, prima di dire di sì in modo cieco e non ragionato, dovrete pazientare ed esaminare tutti gli aspetti, perché questa proposta che vi faranno nei prossimi 7 giorni porterà magari positività dopo il mese di dicembre, ma sarà da affrontare adesso. Il cancro, nei prossimi 7 giorni lo vediamo sornione, aletargo. No, non è così, perché il cancro ha un vulcano sotto, altro che Etna e Vesuvio. Però il cancro dovrà essere calmo e nei prossimi 7 giorni magari vivere per forza d'inerzia, che non vuol dire non fare nulla, vuol dire fare le cose normali, svolgere le situazioni normali di studio e di professione, perché poi bisognerà passare all'azione. Un po' più di movimento invece per quanto riguarda l'amore. Leoni, leoni, leonesse all'ascolto. Avete piano piano messo in piedi delle piccole situazioni a livello professionale, lavorativo o di studio. Certo, non sono eccezionali, non sono quelle che vi eravate prefissati, però un lumicino l'avete acceso. Vi verranno fatte considerazioni e proposte che magari vi porteranno subito dei riflettori immensi. Metaforicamente parlando, realmente parlando, queste nuove situazioni porteranno per voi soddisfazione e gioia, ne siete proprio sicuri? O è meglio coltivarvi quel lumicino che avete acceso nell'attesa che diventi un bellissimo lampadario a 18 lumi, a 18 candele, che faccia una luce così incandescente da accecare tutti i vostri avversari? Chissà, più stima e più fiducia in voi stessi anche nel settore dell'amore, mi raccomando. Costellazione della Vergine, Vergine che ragiona, Vergine speculativa, Vergine affaristica, Vergine raziocinante e basta. Un po' di sentimento ci vuole, amici e amiche della Vergine. Però prima di parlare di sentimento, parliamo del vostro raziocinio, che sarà a 1000, a 10.000, a 100.000, e farà sì che da una situazione di indecisione possa nascere una buona o ottima speculazione economica. Soldi in arrivo da qualcosa che nessuno ci credeva più, da una situazione in cui nessuno dava più un centesimo di fiducia. Voi riuscirete a trovare e a far arrivare dei soldi, non so quanti, se pochi, tanti, medi, ma dei soldi per la costellazione
dell'Immacolata della Vergine arriveranno. Più attenzione in amore, fate l'amore ogni tanto, fa bene al cuore e alla salute, ma a parte gli scherzi, cercate di rinverdire questo rapporto a due, sia esso ufficiale, di amanti, di fidanzati, di avventura. Cercate di valorizzare l'amore. Amici e amiche della Bilancia, Bilancia propositiva e positiva come costellazione per tutto l'arco dello zodiaco celestiale. Quindi voi che appartenete a questo segno avrete un equilibrio e una capacità di ragionamento eccezionali, magiche oserei dire, che vi permetteranno di fronteggiare i vostri superiori sia sotto il profilo del lavoro che su quello dello studio e di affrontare un dialogo che parte non alla pari, addirittura di superare eventualmente i vostri avversari che sono più potenti di voi, perché certi tenteranno di vendervi lucciole per lanterne, non ci cascherete, sarete apprezzati per le vostre qualità. Venere dalla vostra parte farà sì che sarete in innamorati veramente tanto tanto tanto. Amici e amiche dello Scorpione, buonasera dallo Scorpione Roberto De Angelis. Positivo sarà il nuovo periodo che parte da questa sera, dopo una settimana, dopo una ventina di giorni di stress psichico perché l'ambiente non vi soddisfa più, e fisico perché le forze sono un po' mancate, però vi ricaricherete e soprattutto Marte in opposizione se ne sta andando, Saturno sta andando in letargo il pianeta Saturno, quei rallentamenti che ci sono stati dovrebbero gradualmente scomparire, vi apparirà la punta di un iceberg. Sapete cos'è l'iceberg? Quello di ghiaccio, bello, no? Aggrappatevi a questa punta del nuovo iceberg perché sotto ci sarà tanta positività per voi. Amici e amiche del Sagittario, grandissima quella prossima settimana, tutto gas, mettete la quarta, la quinta, la sesta marcia, quello che vorrete voi, dovrete essere grintosi, dinamici, entusiasti di voi stessi, di tutte le vostre azioni, e questo entusiasmo lo dovrete portare anche nel settore del cuore e dell'amore. Essere grintosi e dinamici non vuol dire diventare prepotenti e idioti, ci siamo capiti, quindi essere grintosi vuol dire essere positivi nella giusta maniera. Amici e amiche del Capricorno, che dirvi? Capricorno, svegliatevi, le stelle stanno dalla vostra parte e potrebbe esserci qualcosa di nuovo all'orizzonte, e non è che è una manna dal cielo, le dovrete cercare le situazioni, le occasioni, le opposizioni ci saranno ma fanno parte del gioco, ragazzi dovete abbattere quelle opposizioni, mi raccomando. L'amore è un po' altalenante, non è che sia proprio sotto una buona luce, attenzione, non è che avete congiunzioni astrali negative, siete voi che lo riducete al lumicino. Allora il consiglio delle stelle per i prossimi 7 giorni, amici e amiche del Capricorno, invece di illuminare anche il vostro rapporto d'amore. Amici e amiche dell'Acquario, che dire, mamma mia, l'Acquario mi sta facendo penare, perché da diverso tempo che dico che all'Acquario di prendere una decisione, qualsiasi essa sia, andare avanti, le situazioni sono cambiate, non sono come le voleva la vostra testa, il vostro sogno, la vostra fantasia, però stiamo sotto il simbolo dell'aria, nell'Acquario più sognatori di loro e chi c'è, e allora se la realtà è differente, lo ripeto ancora per l'ennesima volta, bisogna adeguarsi, fronteggiare le nuove situazioni e andare avanti, perché non è così negativo l'oroscopo, non sono così negative le stelle, oltretutto dalla vostra avrete un pianeta Venere, Venere simpatica, gioviale, spiritosa, erotica, complice, insomma dovete capire al volo, dai no? Amiche e amici dei Pesci invece, ultima costellazione, che dirvi, non è che le storie cambiano da un momento all'altro pure per voi, mamma mia, pure voi siete impazienti, della costellazione, della triade d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, il Cancro fa finta di dormire, lo Scorpione si sta rinvigorendo, voi invece siete nervosi, impulsivi, no, perché le situazioni ci saranno anche per voi, si stanno preparando ed esploderanno in senso buono del termine nel mese di dicembre, quindi dovrete farvi trovare pronti, altrimenti le stesse occasioni passeranno e non ne avrete più delle seconde. Vogliamo dirvi che nella prossima settimana potreste avere dei grandi piccoli colpi di fortuna grazie al pianeta
Venere. Con la costellazione dei Pesci si chiude questo oroscopo della settimana. Ahimè, travagliate, è andata bene al 19° tentativo di connessione qui su Spreaker. Va bene così perché l'oroscopo deve essere faticoso e faticato da parte di chi vi parla. Io ringrazio tutti quanti voi dell'ascolto e ringrazio soprattutto in particolare gli amici di Valcor, Walter e Corrado, che sono calzature, borsa, abbigliamento e accessori in via di Tor Sapienza 64 BC col Classic Store. Il Fashion Store si trova in via di Tor Sapienza 35 ABC e l'Outlet Store si trova in via di Tor Sapienza 60. Un contatto telefonico è lo 06 22 84 544 per andare a nome di stapradio.it e avere delle gradite sorprese oltre gli sconti già programmati. Dal 1948 Valcor, calzature, borsa, abbigliamento, accessori e Classic Fashion Outlet. Vi aspettiamo in via di Tor Sapienza 35 ABC. Ragazzi, amiche, non mi sembra vero, l'oroscopo è andato e adesso pure che spruma la connessione, però le abbiamo detti tutti i 12 segni dello zodiaco celestiale. Bando alle ciance, bando agli scherzi, Roberto De Angelis vi aspetta la prossima settimana e mi raccomando, ricordatevi che l'oroscopo non va creduto ciecamente, ma va verificato. Le stelle dispensano fonti di energia positiva oppure vi mettono in guardia, vi ammoniscono sugli ostacoli che si possono frapporre nel cammino della vita quotidiana. Sappiate prendere i consigli alla lettera e cercare di migliorare sempre le vostre azioni, le vostre situazioni, sia sotto il profilo professionale, sia sotto quello dell'amore. Che le stelle siano sempre con tutti quanti noi e vi aspetto la prossima settimana, sempre qui su stapradio.it con l'oroscopo settimanale. Le previsioni sono quelle di Magico Elfo Magico e di Grillau 1 e la voce è naturalmente stata quella di Roberto De Angelis. Ciao a tutti!